automatica, e siamo riusciti a ricollegarci con la vice direttrice generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la mitica Nunzia Ciardi. Buongiorno di nuovo. Buongiorno, ci sentiamo? Sì, eccola. Perfettamente, perfettamente. Evviva! Ciardi, dicevamo prima che noi italiani usiamo delle password veramente, veramente molto prevedibili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ciao password. Non impariamo niente. Quali sono i rischi di usare come password password? Diciamo che la prevedibilità della password password è altissima. Per cui chiunque voglia entrare nei nostri account, chiunque voglia rubare i nostri dati, lo può fare con molta facilità. È come mettere una porta con una serratura che si può aprire con qualunque chiave. Io ho un ritorno fastidiosissimo in cuffia, questo interessa poco. Adesso proviamo a sistemarlo. Se ne tolga una che aiuta, magari. Ne tolga una così magari. Si tolga una cuffia. Ecco, perfetto, ecco. Forse ecco. La può aiutare. Quindi diceva: password più difficili aiutano a proteggere meglio i nostri dati. Quanto più difficili? Cioè, c'è un equilibrio da trovare, perché un conto è la password facilissima che mi ricordo, password. Ecco. Un conto è la password. Che poi mi dimentico. Ma scriverle può essere un... No! No, sennò te le rubano. Ciardi. Allora, sicuramente bisogna trovare un equilibrio, però non è che bisogna ricordarle tutte a memoria. Esistono dei programmi per cui possiamo ricordarci una sola password molto compressa e al di dentro di questi programmi possiamo tenere tutte le nostre password, che chiamiamo la master password, una sola, e ci dà l'accesso a tutte le nostre password complesse. Ma ci sono diverse regole, oltre a quella di non mettere password o di non mettere il nome del cane pensando che nessuno conosca il nome del nostro cane. E poi basta fare una ricerca sui social network e troviamo la foto col nostro cane, io e Snoopy. E quindi giusto. È molto facile poi dedurre la password. Poi diversificarle. Non possiamo avere la stessa password, magari facile, per tutti i nostri servizi, dal supermercato presente. Alla banca. Sarebbe come avere una stessa password per la porta di casa, per la cassetta di sicurezza, per la nostra casa al mare, una chiave rubata, tutti i nostri servizi potenzialmente compromessi. Differenziamole, rendiamo la vita più difficile a chi vuol violare i nostri account e rubare i nostri dati. Certo, sì. Usiamo un po' di fantasia. Ma Ciardi, lei è vice direttrice, l'abbiamo detto prima, generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Quali compiti ha? Non lei in particolare, ma l'Agenzia. L'Agenzia è nata da poco, da un anno, ma è una realtà importantissima che aggiunge una competenza fondamentale allo scenario della cybersicurezza italiana. Noi come agenzia siamo incaricati di curare la resilienza del paese, la resilienza cibernetica del paese, per cui dobbiamo innanzitutto cercare di prevenire gli attacchi e, se avvengono, mitigarne le conseguenze. Dobbiamo stimolare l'indipendenza tecnologica del paese. Noi siamo tecnologicamente dipendenti da altri paesi extraeuropei. Tutti i social network, tutte le tecnologie, tutti i software, gli hardware, eccetera, sono di matrice extra Unione Europea. Noi dobbiamo cercare di stimolare la crescita in Italia e in Europa di tecnologie europee, diciamo così. Giusto. Perché avere una tecnologia propria aumenta la libertà e la sicurezza. Certo. Poi mancano le professionalità.
per curare la cybersicurezza. Gli esperti dove sono? Non ci sono. Ecco, ce ne sono tantissimi. Bisogna studiare. Appunto, Ciardi, noi qui in studio abbiamo il professor Ardemagni che però sì, non è che può, uno, è non posso uno. Fare tutto io. Non può fare tutto lui. Ma come si fa a diventare parte di questo corpo? Che cosa sono? Forze di polizia? Forze dell'ordine? Sono super hacker? Come nei film, appunto. Convertiti che noi al bene. Ecco, l'hacker etico che dice no, da adesso in poi combatto per il mio paese dal punto di vista cibernetico. Chi sono? Da che scuola fanno, come dice Claudia? Allora, ci sono sicuramente dei corsi universitari che abilitano a trattare la cybersicurezza, ci sono corsi post scuola superiore, professionalizzanti, che noi stiamo varando in questo periodo insieme a regioni, insieme a soggetti pubblici di vario tipo. Quindi ci sono vari percorsi per arrivare a una professionalità che si occupi di cybersicurezza. Però dobbiamo incentivare questi percorsi, perché i giovani spesso non sanno che ci sono queste possibilità. C'è un grande gap di gender, ossia sono molto più gli uomini che le donne a scegliere questo tipo di strada. Quindi noi come missione istituzionale dobbiamo fare anche questo, orientare i giovani su questi percorsi e quindi creare professionalità utili al paese. Chiarissimo. Ma si sente parlare ogni tanto di una truffa su WhatsApp, e WhatsApp lo usiamo sempre. In che cosa consiste? Attenzione a questo, telespettatrici, telespettatori, ascoltate la dottoressa Ciardi. Truffe su WhatsApp, è importantissimo. Questa è un'altra regola fondamentale, dobbiamo stare attenti. La tecnologia oggi è molto facile da usare, è molto immediata. E quindi noi spesso non riflettiamo proprio per niente grazie a questa facilità. Clicchiamo su qualunque link ci arrivi e per esempio su WhatsApp, se ci arriva da quello che appare essere un amico la richiesta di un codice del tipo guarda ti ho fatto mandare un codice perché ho il mio telefono fuori uso o perché io l'ho perso, me lo mandi subito, in realtà quel codice è il codice che serve a rubarci WhatsApp, quello che è utile. Capito? Ad attivare WhatsApp su un altro telefono. Quindi non cliccate quando riceviamo un link, un codice anche da un amico, prima di cliccare o di inviare subito, fermiamoci un secondo, pensiamo. E facciamo una telefonata, per esempio, a questo amico e chiedere: ma veramente mi hai chiesto il codice? E casomai poi ne parliamo di persona. Grazie davvero per essere stata con noi. La vice direttrice dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale era Nunzia Ciardi.